Quasi 1.000 casi non a norma, 4 procedure europee di infrazione all'attivo, sanzioni quotidiane per decine di migliaia di euro. I numeri della cattiva depurazione in Italia restano quelli di una autentica emergenza nazionale. In Italia, in generale e nel Mezzogiorno in particolare, siamo ben lungi dall'aver, diciamo, rimosso la problematica della depurazione delle acque. Se pensiamo che attualmente 25 milioni di abitanti in Italia non sono serviti da depurazione, ci rendiamo conto che la procedura di infrazione che l'Italia sconta non è partita da nulla. Ci sono oltre 900 impianti in procedura di infrazione, di quali la maggior parte, l'80%, sono purtroppo ubicati nel Mezzogiorno, segnatamente Sicilia, Calabria e Campania. La più longeva delle quattro procedure di infrazione porta con sé già dal 2018 sanzioni quotidiane commisurate agli abitanti non adeguatamente serviti. Il conto, che in origine era di 30 milioni a semestre, ovvero 165 mila euro al giorno, si sta però lentamente alleggerendo, anche grazie all'azione di coordinamento messa in campo negli ultimi 5 anni dai vari commissari di governo. In realtà, grazie al lavoro del mio predecessore Enrico Roll, un po' al lavoro anche, insomma, mio, diciamo che abbiamo ridotto il numero di abitanti equivalenti, perché un certo numero di interventi sono stati completati, quindi un certo numero di abitanti equivalenti sono usciti dalla procedura di infrazione. Credo che l'ultima sanzione semestrale, perché la sanzione si paga su base semestrale, sia stata intorno ai 19 milioni di euro, quindi da 60 milioni siamo scesi a meno di 40 milioni di euro. Anche se il quadro resta complicato, qualcosa si sta muovendo. La Campania, una delle regioni che conta più agglomerati non a norma nell'ambito delle procedure di infrazione, ha messo in campo negli ultimi anni un ambizioso piano di investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture, ma anche per la rifunzionalizzazione di quelle esistenti, a partire dai 5 impianti di depurazione al servizio di Napoli, che furono realizzati dalla Cassa del Mezzogiorno in risposta alla terribile epidemia del colera del 1973 e che saranno revampizzati nell'ambito del grande progetto per il risanamento del litorale Domizio Flegreo. Abbiamo speso un'importante somma, circa 50 milioni di euro a impianto, per efficientarli, per revampizzarli, per renderli capaci, insomma, di esercitare le loro funzioni nel rispetto degli standard. Quello del depuratore di Cuma sul litorale Flegreo è il primo tra gli interventi di rifunzionalizzazione a essere stato portato a termine. Dopo anni di inefficienze e malfunzionamenti, con pesanti ripercussioni sul piano ambientale e strascichi di natura giudiziaria, dal 2021 l'impianto è tornato a essere presidio di tutela ambientale per l'intera costa Domizio Flegrea. Questa è l'ultima sezione di trattamento delle acque reflue che arrivano all'interno del depuratore di Cuma. Nel caso specifico, qui vengono eliminati i possibili solidi sospesi residui che sono in qualche modo sopravvissuti ai trattamenti precedenti. In particolare, in questa sezione noi cerchiamo di eliminare ancora di più qualche altro rifiuto che può essere sopravvissuto, e a valle della sezione che è qui mostrata vi sono i trattamenti di tipo disinfezione a base di lampade UV. Oggi l'acqua in uscita, sottoposta anche a trattamento di disinfezione a raggi ultravioletti, è ampiamente in linea con i parametri di legge ed è pronta a essere riutilizzata a fini irrigui al servizio delle produzioni agroindustriali del territorio. In linea con i principi dell'economia circolare, l'impianto di Cuma è oggi capace anche di produrre biogas dalla digestione anaerobica dei fanghi da depurazione e di utilizzarlo per ridurre i propri consumi energetici. A loro volta, i fanghi, dopo un trattamento nelle nuove linee di essiccazione, vengono resi compatibili con il recupero energetico in impianti produttivi. Il piano per il revamping dei 5 grandi impianti di depurazione, tuttavia, non basta da solo a chiudere i conti con le emergenze e le sanzioni quotidiane a 3 zeri. Una programmazione complessiva che ha prodotto già una spesa generalizzata di circa 260 milioni di euro, una delibera di ottobre scorso, con cui noi andiamo, come dire, a realizzare, a finanziare impianti di depurazione in tutta quanta la Campania per superare, le procedure di infrazione comunitaria e per consentire appunto agli impianti di depurazione di poter lavorare a regime, che il tema è il collettamento, cioè non dobbiamo far funzionare gli impianti di depurazione, ma dobbiamo avere anche le reti fognarie che soddisfino questa esigenza, cioè quella di collettare e di evitare che venga scaricato tutto a mare.